Beh, questa sera a Bruxelles è una serata molto importante qui nella residenza dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, perché ospitiamo una presentazione di una serie di stilisti sotto l'egida e supporto della CNA, di CNA Federmoda. Credo che sia molto importante da ambasciatore qui in Belgio una continua valorizzazione e promozione delle nostre eccellenze dei territori. Il comparto della moda è un comparto strategico per il soft power italiano, per l'export italiano, e oggi siamo qui a promuovere le micro, piccole e medie imprese della Confederazione dell'Artigianato. Siamo molto orgogliosi, il Belgio è un mercato importante, 40 miliardi di scambi fra Italia e Belgio nel 2021, un record, la moda è una voce importante in questo interscambio. Con la serata di oggi vogliamo e dobbiamo incrementare questo scambio col Belgio. Oggi ci siamo incontrati a Bruxelles con i nostri deputati al Parlamento europeo per parlare di sostenibilità. Come Federmoda, in rappresentanza di oltre 20.000 aziende del tessile e abbigliamento, un settore che raduna microimprese con una forte propensione alla qualità e al mantenimento della tradizione. Ci siamo posti l'obiettivo di portare alla luce questo elemento, insomma, della dimensione aziendale e della tradizione. Quindi guardare al futuro mantenendo le nostre tradizioni, ma anche tutelando un sistema, un net, una rete di piccole aziende che tuttora sono la ricchezza dei nostri distretti. È importante prendere questa sfida della sostenibilità come un approccio al futuro. Una sostenibilità che non deve essere vista come un insieme di regole da aggiungere a quanto già è in essere, insomma, nella nostra legislazione, ma un sistema di tutela di diritti, di qualità, di ambiente, che va dal sociale alla parte economica fino alla cultura. Abbiamo un mercato europeo enorme ancora da sfruttare, il discorso della durabilità dei prodotti, della qualità e della sostenibilità ecologica, economica e sociale potrebbe essere un valore aggiunto nel rispetto, insomma, di un prodotto globalizzato e massificato. Quindi con Love Made in Italy portiamo avanti anche il ramo della sostenibilità e cercheremo di portare all'estero più aziende possibili, facendo vedere il bello e ben fatto e tutto ciò che riusciamo a realizzare con le nostre aziende artigiane associate. Sono il fiore all'occhiello della nostra economia e dei nostri distretti. Il Made in Italy espresso dalle imprese artigiane, dalle micro e piccole e medie imprese del settore moda italiano è un esempio virtuoso di sostenibilità. Proprio per questo, come CNA Federmoda, abbiamo realizzato questa edizione di We Love Made in Italy Bruxelles per rappresentare alla comunità europea la virtuosità del nostro sistema economico e sociale, un sistema basato sui distretti, sulle piccole imprese, un grande esempio di sostenibilità, di connessione, di rappresentanza economica, sociale, basata sull'etica. Bruxelles ha mille sfaccettature e come CNA le stiamo cogliendo tutte. Di sicuro è una città politica per la sua forte connotazione europea e noi lavoriamo per rappresentare e tutelare le micro, piccole e medie imprese italiane.
Ma non è solo quella, è un mondo in una città e quindi abbiamo la possibilità, visto la nostra presenza fisica, di far conoscere il saper fare artigianale italiano in tutti i suoi settori, in tutte le sue sfaccettature. Questa sera lo facciamo con la moda, con CNA Federmode, e faremo conoscere la capacità dei nostri piccoli imprenditori artigiani di fare innovazione, di fare sostenibilità, aspetti che la Commissione Europea e l'Unione Europea ci chiede e che noi già facciamo. Nei nostri messaggi politici, nelle nostre attività quotidiane politiche, chiediamo maggiore attenzione alle micro e piccole e medie imprese, chiediamo che le nuove politiche europee aiutino a far crescere le nostre realtà e non li penalizzino, soprattutto in questo momento difficile. La giornata di oggi ha avuto una parte politica di rappresentanza, dove abbiamo discusso con i diversi referenti delle istituzioni europee, e poi abbiamo questa serata dove faremo conoscere alla realtà belga il saper fare di CNA Federmoda. Come curatore d'immagine siamo orgogliosi di aver partecipato a questa bellissima iniziativa organizzata dal Federmoda Italia all'ambasciata di Bruxelles, un evento legato alla sostenibilità del tessile Made in Italy, e siamo felicissimi di aver curato l'immagine delle modelle, curando il trucco, le acconciature e una parte della collezione del nostro brand Morgan Visoli Fashion. È sempre importante essere presenti quando ci sono operazioni che aiutano e promuovono le nostre micro e piccole imprese, perché hanno bisogno di essere sostenute, perché sono la forza produttiva del nostro paese, soprattutto quelle che già da tempo hanno deciso di andare nella direzione della sostenibilità, quella economica e sociale in primis, per giungere alla sostenibilità ecologica. E noi siamo sempre presenti per aiutarle a raccontarsi e raccontare il vero Made in Italy, quello delle micro e piccole imprese.